A volte non mi rendo neanche conto di essermi finito una barra di pane così e sentirmi poi pieno appesantito. A volte non mi rendo neanche conto di essere stato ore e ore davanti ai social network e poi alzarmi dal divano con il mal di schiena. A volte non mi rendo conto di essermi fumato un pacchetto di sigarette intero solo perché ero stressato. Non so se queste cose sono successe anche a te. Ma tutti noi abbiamo delle abitudini, degli automatismi che non ci piacciono, che non ci fanno sentire bene, ma che ormai sono così parte delle nostre abitudini, della nostra vita, che li facciamo senza neanche rendersi conto. È solo successivamente che ci sentiamo male, che non ci sentiamo fieri di noi stessi, perché abbiamo mangiato troppo, perché abbiamo guardato troppa televisione, perché abbiamo fumato o bevuto in eccesso, rendendo poi la nostra salute e la nostra vita poco soddisfacenti. E sentendoci anche poco fieri di noi stessi. Questo video fa parte della serie di come cambiare le proprie abitudini in maniera sana e facilmente. E oggi andiamo a parlare di quanto sia importante rendersi conto dei meccanismi sottostanti le proprie abitudini proprio per iniziare a modificarle. Alma Fisio, curare, non trattare. Carl Jung, famoso filosofo del 1900, diceva: "Fino a quando non farai diventare conscio il tuo inconscio, lui dirigerà la tua vita e tu lo chiamerai destino." Quanto è vera questa frase? Facciamo delle cose in automatico, sentiamo delle emozioni, rabbia, gioia, tristezza, in maniera automatica e inconscia, ma in realtà queste situazioni modificano la nostra vita, determinano la nostra vita. E noi non ce ne rendiamo conto e pensiamo che sia il destino, che sia il fato che ci porti a fare certe scelte. Se però impari come si creano le abitudini, puoi anche imparare come modificarle a tuo favore per sentirti fiero di te e raggiungere poi gli obiettivi che ti sei posto. Ciò che guida il tuo comportamento, come il mio e di chiunque, è il desiderio di cambiamento. C'è qualcosa nello stato attuale che non ti piace? E questo crea un desiderio di raggiungere un nuovo stato, una sensazione diversa. È così per l'uomo in carriera, che non è soddisfatto del potere che ha e ne vorrebbe di più. È così per chi vuole perdere peso, che magari guardandosi allo specchio non si riconosce e vorrebbe invece piacersi di più. Ma è così anche per un bambino di 5 anni che piange perché vuole attirare l'attenzione dei propri genitori. È il desiderio che ci porta a muoverci, a svegliarci, a fare qualsiasi cosa facciamo nella vita. Ma nota bene, non desideri quell'abitudine, quel comportamento, desideri la sensazione che otterrai dopo averlo fatto. L'uomo in carriera non desidera lavorare, ma desidera quella sensazione di potere e di benessere che si sente avendo il potere. Non desideri fare la dieta o andare in palestra, ma desideri sentirti più bella e accettare di più il tuo corpo. E anche per il bambino non desidera piangere, ma desidera appunto un po' più di attenzione dai propri genitori. Desideriamo un cambiamento di stato, desideriamo sentirci in modo diverso. L'abitudine è solo un mezzo per ottenere quel cambiamento di stato. Come avrai capito, o magari già immaginato, ci sono modi diversi per ottenere questo cambiamento. Per sentirsi bene, per sentirsi meglio, per essere meno stressati, per essere più ascoltati. Non ci sono per forza abitudini buone o cattive, ma ci sono abitudini che alla lunga ti portano ad ottenere ciò che vuoi, invece altre abitudini che ti danno un contentino a breve termine, ma che alla lunga continuano a darti problemi. Fumi per toglierti lo stress. Non sei mica stupido, lo sai che fumare fa male. Mangi del cioccolato perché non ti senti bene con te stesso, ma lo sai che il cioccolato ti fa male. Passi ore e ore davanti al computer, davanti ai social network, perché non vuoi più sentirti annoiato, non vuoi più sentirti solo. Eppure sai benissimo che non è proprio un buon passatempo. Si è creato un sistema automatico per cambiare il tuo stato emotivo. Ma tu te ne rendi conto? Questa è la cosa più importante ed è una delle leggi fondamentali per cambiare il tuo comportamento. Chiediti perché stai comportandoti così. Chiediti qual è la tua vera esigenza, l'esigenza più profonda. Ognuno di noi ha desideri e esigenze diverse, ma ce ne sono alcune che sono comuni per tutti. Ottenere cibo e acqua, tornare
trovare l'amore e congiungersi, connettersi e unirsi agli altri e avere anche la loro approvazione. Ridurre l'incertezza, ottenere status e prestigio. Senza che tu te ne renda conto, il tuo comportamento è guidato da questi desideri, ma hai trovato un modo per soddisfarli che non è quello che vorresti e che sai che alla lunga ti fa male. Vorresti avere meno incertezze? Per quello sei stressato? Fumare non è la soluzione. Vorresti soddisfare la tua fame, la tua sete? Mangiare dei cioccolatini non è la soluzione migliore. Avere dei contatti con gli altri o l'approvazione degli altri non è attraverso un social network o al numero di pollici in su che ricevi. Che novità! Lo sappiamo tutti che è così. E non ci sono persone intelligenti, altre stupide. Tutti abbiamo un'idea chiara di come dovrebbero andare le cose, di come ci piacerebbe vivere in modo sano. Se però cadi in un'abitudine sbagliata, in un'abitudine che non ti piace e vuoi modificare, renderti conto di quello che stai facendo e dell'esigenza sottostante, del desiderio sottostante, è il primo passo, il passo più importante per poi modificarlo. In Giappone i piloti di aerei hanno un sistema molto pratico per rendersi conto di quello che stanno facendo. Lo dicono ad alta voce, lo ripetono in modo tale da farlo diventare conscio. Il pilota di aerei che ha davanti la sua checklist e che con il suo secondo incarico passa piano piano, una a una, tutte le cose importanti da controllare prima di decollare. Questo sistema di rendere conscio ciò che è inconscio, di mettere nero su bianco, di parlare, di dire ciò che è automatico, ti aiuta a farlo diventare consapevole. Sto per fumare una sigaretta perché mi sento stressato. Oggi è stata una giornata pesante e mi sento frustrata e quindi mi mangerò un cioccolatino. Mi fermo 2 ore in più al lavoro perché ho desiderio di sentirmi potente, di sentirmi importante e il lavoro mi dà questa soddisfazione. Adesso che sei conscio del perché fai certe cose, puoi darti anche delle risposte. Fumare è veramente la strategia giusta per abbassare lo stress? Mangiare del cioccolato è la strategia giusta per togliere la frustrazione? Lavorare 20 ore al giorno è la cosa ideale per sentirsi potente e soddisfatti di se stessi? Quando ciò che vuoi diventare si scontra con ciò che stai facendo tutti i giorni, inizierà in te un cambiamento. Vedrai che quella cattiva abitudine non sarà così tanto ripetuta, te ne renderai conto e saprai che è meglio evitarla. Riassumendo, il tuo cervello riceve delle informazioni dall'ambiente e crea degli automatismi. Questi automatismi hanno l'obiettivo di cambiare il tuo status emotivo, di farti sentire meglio. Se vuoi cambiare i tuoi comportamenti negativi, il primo passo è rendersi conto del desiderio sottostante che c'è e del cambiamento di stato che vuoi ottenere. Dichiarare il tuo comportamento, dichiarare l'emozione che stai sentendo è il primo passo per renderla conscia e una volta che diventa conscia puoi anche modificarla. Mantieni quelle abitudini che a lungo termine ti portano a diventare la persona che vuoi essere. Elimina tutte quelle abitudini che invece non ti danno dei benefici a lungo termine ma stanno semplicemente soddisfacendo un desiderio temporaneo. È stata molto utile per me questa regola. Imparo tutti i giorni cosa c'è all'interno del mio inconscio, quali sono i desideri e le motivazioni che mi fanno svegliare tutte le mattine. Spero che anche per te sia lo stesso. Continua a seguirci e metti in pratica tutto quello che impari. Ciao e grazie!